Buonissima! Un bum bum, la vedrà che la sarei benissimo. Per favore, due etti di burro. Il primo o di secondo? Di prima. Subito, signore. Un momento, sono da lei, signor ragioniere, ecco. 250 mortadella Bologna. Quello che cos'è? È caviale, signore. Buono? Ottimo, è arrivato adesso, freschissimo. Sì, quanto costa? 80 lire lei. Ah, niente, niente. Di via, due etti di soprassata e il solito mascarpone. 4,25 il prosciutto, 2,50 il burro, 85 il formaggio. Perfettamente. Queste sono in salsa piccante e queste sono finite all'olio. 7,80 il cappero, signore, certamente. Ecco il suo pacchettino. Lo servì come un principe, signor ragioniere. Grazie, Carletto. Come va il reggimento? Benone, benone, sto aspettando il sesto. Ospita! E non ci fermiamo lì, eh? Ma neanche per sogno, voglio arrivare a 7. Auguri! Sì, vuoi trama gratis. Bravo! 130 di mortadella e un letto di peperoncini per il professore. 275, professore. Ecco, signor, prendi. Lire e 25 di letto. A lei, e con mille ringraziamenti. Benissimo, arrivederla. Buongiorno, professore. Signora Felicità, si può avere una ragosta bella fresca per stasera che mi è venuta gente a disnare improvvisamente? Ma com'è, si può, sì? Qui c'è tutto, è tutto fresco, cara lei. Qui, Carletto, prendi nota, una ragosta per le 8 in casa Portaluppi. Via, Billy, numero 36. 36. Ma mi raccomando, non mi manchi perché si tratta di persone di grande importanza. Ma senta, lei faccia conto di averla già mangiata. Grazie, signora Felicità, buongiorno. Allora, 10 e 35, signora. Sì, 10 e 35. Dunque, ecco, e il resto a lei, signora. Che Carletto, che ora è? 26. E se non fai fretta, la perde il treno. Per l'amor di Dio, grazie, scusi, sa, ma devo andare alla stazione, devo far presto. Perché, ma c'è la stanza? No, vado a prendere la mia Rosetta che arriva dalla Svizzera. In vacanza? Oh, giusto. Ha finito il corso e la viene qui per sempre, capiamo? Di chi sono queste 10 lire? Via, signora. Ah, ecco, 8 e 40. Ecco il resto, grazie mille. Carletto? Contenta, signora Felicità? La capirà, sono 2 anni già che... Beh. Carletto! Se io faccio tardi, puoi mettere tutto in ghiacciaia, ne? E te, Nicolino? Dica, signora. La chiusura di casa me la porti su nel mio appartamento. Ma vada tranquilla, penso a tutto io. Che tranquilla, tranquilla, carata, io sono venuto con i miei occhi. Oh, te chi su Grossi? Buongiorno, su Grossi. E io, Carletto. Oh, buongiorno, signora Felicità. Oh, bravo, Grossi. No, un momento, la mia pazienza. Arrivederci, signor mio amico. Scusi, Noè, ma tanto noi ci vediamo. Grazie. Scusi bene, sai, il ritardo, ma quel maledetto treno da Modena non arriva mai. Non fa niente. No, dunque, le dicevo che le cose si mettono bene. Non c'è che una piccola difficoltà. Adesso le spiego subito. No, 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 c'ho mica tempo. Devo andare alla stazione a prendere la Rosetta. Facci una cosa, venga con me. Così, strafatta facendo, facciamo 4 piani. Qui, Nicolino, stai attento te tutto alla faccenda. Sì, signora. Ma sì, signora, sta attento a quello orale, il solito vettore, che viene qui e sa, non compra mai niente. Adesso ci penso io, signora. Desidera, signore? Mi fa assaggiare un... Prego, assaggi, signore. Buono. Me ne dia mezz'oretto. Subito, prego, s'accomodi. Grazie. Carletto, servi subito il signore. Mezzoretto. Buongiorno, signorina. Carletto, servi subito la signorina. Permette, signorina. Servi perché è troppo padrone, lui adesso. Allora, da due etti di questo. Ma cosa fate? Se sono prima io qui. Un momento, per Bacco, ma ho 2 mani soltanto, sa. Andiamo, tanti questi. Gli ho detto che sto pulendo il coltello. Va bene, signor Nicolino, subito. Ma custe fede, buoni! Devo prendere i fiori. I fiori. Ecco, signor Nicolino. Oh, bravo, Pasquali. Ti fammi il piacere, metteli al fresco. I fiori? E chi sono i fiori? Della signorina Rosetta. Ah,
dovuto omaggio alla padroncina che torna. Dovuto omaggio? Ma che senti che tu ci tiri a sposarla? Ma te sbagliate grosso? Figurati se la danno proprio a te. Vengo lì. Due latte di mortadella. Al banco. Ma vorrei che mi serviste proprio voi. Non posso, ho da fare. Ma io non tengo fretta, Nicolì. Io aspetto. Aspetta, 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 poverina. Ma non vedi che dislengua per te? Questa aspetta ti servirla. E ricordes del detto di Galileo Galilei. Moglie e buoi dei paesi miei. Roberto! Dove sei? Oh, Roberto! Questa cara, ma via, Roberto! Bene, bello! Altro che trovo! Le valigie, dove sono le valigie? Di chi? Grazie, per favore! Come sei elegante! Per carità! Ma carina! Per carità! Mamma, permetti che ti presenti il conte Valeriano Scotti? Figurati! Mia madre! Piacere! No! Il piacere è tutto mio! Grazie! Allora, ci telefoniamo domani. Va bene, domani. Arrivederci. Come domani? Vi siete conosciuti adesso in treno? E vi telefonate domani? Ma non è una conoscenza di treno, mamma. Ma no? Ma allora? Studiava con me in Svizzera e abitava nel pensionato vicino al mio. Oh, santa faccia! Ma non avere paura, mamma. Ti spiegherò. Dunque, come ci dicevo, è un matrimonio, cara lei. Ma è naturale, è una delle prime famiglie della Lombardia. Nobili, sa. E c'hanno uno stemma, cara lei, che le grosse così, pieno di serpenti. Di draghi, ehi, e in mezzo poi c'è un castello che lei è una meraviglia, in mezzo alla, che la fare, oh, lei è una bella, sa, vengono giù dalle crociate, e dal Barbarossa, Barbarossa, ah, mica Barbarossa, no, Barbarossa, sì, però uno è un altro, adesso sa, per me è lo stesso, ma allora il fidanzamento è ufficiale, sì. No, no, ufficiale ancora no, perché sa, loro ci tengono, naturale, vediamo, io cosa vuol che faccia per la mia Rosetta, lei capisce che farei questo e altro, ma sai, insomma, ma mi raccomando, lei però, acqua in bocca per, per il momento, capito? No, io ce l'ho detto a loro perché sono delle mie amiche, va bene, si fa per dire, una tomba. Per conta mia, se figuri, signora Felice. Ecco, arrivederla, signora Felice. Arrivederla, signora Felice. Tanti auguri, ci vediamo, arrivederci. Per Marco, mi fa mica torto, no, no. Ci vuole che rovini il culino. Però, ce lo felicito. Cosa c'è? Proprio quelle due lì, va a contarci i suoi segreti. Per cosa? Ma perché non sono neanche fuori di bottega che lo strombettano a tutta Milano. Ma bravo, è quello che voglio. Ma no. Naturale, quelle lì sono meglio della radio, cara te. Ma Carletto, sei mica diplomatico, ma non capisci la reclam per la premiata Salumeria Colombo? Ma naturale. Quanto pare? 7:20, sì. 7:20! Il garabbia! Il garabbia! Il garabbia! Dio, Nicolì! Nicolì! Quanto ti è costato il dovuto omaggio? A presto, per favore! Vengo, vengo subito! Dagli Alter Napoli si sembra sì tutto cuore, tutto sentimento! Nessuno indevessa! Basta? Quanto ne ha fatto? Saranno 2 chili! Chili? Ma io ne volevo un etto! 10:40! Va là, non arrabbiarti, Nicolino, che tanto tu sposi la serva napoletana! Vale. Ma sì, don Nicolì, mi servite voi, voglio che mi... Napoletano, quello è cafona! Ma che cafona? Ma se mi ha detto che gli piaci, perché tu assomigli a quell'attore americano! Quale? Quel de moda lì, il Bob Taylor! Bob Taylor, ignorante! Senta! Vuole altro, signore? Io vorrei una ringa, ma con le uova però! Gliela vado a prendere subito! La ringa, con le uova! Signorina Rosetta. Buongiorno, Nicolino. Buongiorno. Grazie tante per i fiori. Le pare un dovuto omaggio alla bella padroncina? Mi vuoi fare un favore? Ma con tutto il cuore, dica. Mamma, ridarmi la comunicazione di qua. E chiudi la porta, per piacere. Fa di burro? Grazie. Che ragazzone. Già ingegnere. Oh, non mi parli. Ma lo sai che mi dai soggezione tu, eh? Prendi un po' di questa marmellata che è squisita. Al telefono una signorina. Una signorina? Sì, sì. Hai messo una comunicazione? Sì, sì. Dammi. Pronto? Sì? Sono io. Scusi, un momento. È per te. Birbaccione. Pronto? Buongiorno, Rosy. C'è già le ragazze? Sì, proprio adesso.
Come? No, non ancora. Stavo per chiamarti. Ma no, non aver paura. Ho paura. Sì, cara, ti telefono io più tardi. Addio, Rosy, a tra poco. Scusa, papà. Cos'è? Un'avventuretta? No, papà, non è un'avventura. E cos'è? È una cosa seria. Ah, e di che si tratta? Ecco, vedi, vuoi una sigaretta? Io avrei voluto dirtelo subito. Perché non l'hai fatto? Ma sai... No, no, ti parla. Ecco... Con tuo padre, su. Insomma, io mi sarei fidanzato. Oh, bravo. Rallegramenti, e con chi? Con una signorina che ho conosciuto in Svizzera. E venga, e mi racconti di questo peppino terzo cosa è successo? Cos'è? Non ingrassa. Non ingrassa? Rosetta, cosa fai? Cosa fai, cara? Oh, niente, niente, mamma. Hai telefonato? Sì, ho telefonato. E allora? E allora non ho ancora parlato, mamma. Oh, madonna, ma cosa aspetta? Ma adesso lo farà. Lo farà, ma dico, ci vuole la carta volata per parlare con i magnanimi lombi? Ho tanta paura, mamma. Di cosa, cara? Ho paura che gli dica di no. Ma che? Però lui farà dei salti alti, così te lo dico io. Abbiamo preso le nostre brave informazioni, beh. Nobiltà finché ne vuoi, ma quattrini, pochi, ero grossi. Sì, sì. Ti prego di non insistere. Ti sembrerà forse un pregiudizio. Ma il privilegio del nome è l'unica cosa che ci rimane. Noi non abbiamo più ricchezze, castelli, non abbiamo che questo piccolo, grandissimo patrimonio in nome. Non che io voglia disprezzare quella gente, per carità. Questione di categoria, saranno delle persone rispettabilissime. Ma gli scotti non possono assolutamente imparentarsi con della gente che esercita il commercio di... Che commercio esercita? Ma lascia stare, papà, non importa. Beh, oramai che c'entra per saperlo? È una grande ditta di generi alimentari. Ah, bene. Roba mangereccia. Roba utile. Cos'è? Una panetteria? Una macelleria? Una salumeria. Ah, bene, una salumeria. La vedi che te ne vergogni tu stesso? Eppure credimi, se tu le conosci... Ah, non insistere. Tu sai che per te io farei qualunque cosa, ma su questo argomento sarò irremovibile. Ma ti giuro che io... No, non puoi vivere senza di lei. Ma vieni qua, famo soccone, che anch'io alla tua età dicevo lo stesso quando mi innamorai della figlia della portinaia. Invece ho vissuto benissimo e oggi certamente tu sei più orgoglioso di essere figlio di una baronessa che di una portinaia. No, 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 non è il caso di drammatizzare. Andiamo, via. Va, senti, domani si parte, facciamo un bel viaggetto, eh? Tanto Milano fa caldo, non c'è un cane e fra 15 giorni tutto sarà dimenticato. Va a fare i tuoi preparativi che domani si parte. Ma dove andiamo? Dove vuoi? Oh, guarda, fidiamoci al caso. Prendiamo la prima strada e filiamo dritto. Se mi parlano di te, solo di te. Cosa, cosa? Mica di essere diventato già voi padrone del negozio. Non si sa mai. Del resto, come diceva Galileo Galilei, i guai tuoi sono i piaceri miei. Io lo sentivo che andava a finire così, mamma. Ma almeno tu gli hai detto che non... Ma sì, cara, sì, ma che cosa vuoi? Voi non lo conoscete, mio padre. È così difficile parlare con lui. Ti smonta, ti disarma. No, no, c'è poco da smontare, sa, con me. Ma lei, scusi, c'ha mica 22 anni? Ma dunque quello è maggiorenne e può fare quello che ci pare, viaggia. Sì, sì, signora, ma vede, io... C'ha ragione, i genitori bisogna sempre rispettarli. Ma vede, quattro parolette alla mia maniera, ce li vorrei dire io a suo padre, capisce? Ma no, Rosetta, andiamo, mica piangere, mica drammatizzare. Sai che le lacrime portano le disgrazie, eh? La sapatevi, cara, che becco a posto tutto. Il vede grossi, se io riesco a dire tre paroline al signor Conte, come voglio io... Metto tutto a posto. Ma no, che il primo amico è il toscano, Dio, sai che mi fai il nervoso? Figolo, ti avevo detto di andare piano. Ma questo è passo di lumaca. Papà, tanto non c'è fretta. E poi non so, ho l'impressione che il motore non risponda bene. Speriamo di non restare in mezzo alla strada, Verso che ora potremmo essere a Venezia? Se tutto va bene, verso le 5. Meno male, così posso fare un salto fino al Danieri e vedere se c'è un Moletti. È un anno che gli ho prestato 2000 lire e se non me le dà, almeno mi faccio pagare l'aperitivo. Beh, perché ti fermi? Non sono mica io che mi fermo, è il motore che non va. È grave? Ma non so, adesso vediamo, mi pare che manchi la corrente. Beh! Ma non capisco, prova a mettere in moto. Cosa? Quel bottone a sinistra.
Questo? No, no, basta, inutile. Qui scarichiamo la batteria, deve essersi bruciata una bobina. E allora che si fa? È l'unica a aspettare qualcuno che ci rimorchi. Ma perché non l'hai fermata? Sì, aspetta che si fermino. Ah, c'è un'altra! Ella! Ferma! Ferma! No, niente, niente, grazie. Come niente? Ma perché non l'hai fermata? Ma tanto è inutile, là c'è niente da fare. Pazienza! Ci facevamo accompagnare, cosa vuoi restare? In mezzo alla strada? Hai ragione, papà. Ancora qualcosa? Sì, per favore, se mi dà un'occhiata, Scusi, signora. Ci sono mica vittime. Grazie al cielo no. Ma scusi se approfittiamo della sua cortesia, ma un guasto imprevisto. Ma che l'approfitti pure. Grazie. Quello che immaginavo, si è bruciata la bobina, ce ne vorrebbe una di ricambio. Oh, ma e allora cosa si fa? Senta, vuole che ci mandi io un meccanico dal paese vicino? Grazie infinito. Ma loro dove erano diretti? A Venezia. Oh, ma quella combinazione. Beh, anche noi. Ma davvero? Ma allora senta, non senza complimenti, se vogliono approfittare della mia macchina? Sì. Vabbè, oi Giovanni, fa piacere, dacci un'occhiata a macchina dei signori, eh? E poi dopo ci viene a raggiungere a Venezia. Va bene così? Signora, lei è di una competenza veramente eccezionale. Ma per l'amore, ben contenta. Oi, prendi le valigie dei signori e metteli qua. Va bene, poi ci raggiunge a Venezia. Ah, che si accomodino, che si accomodino. Hai visto? Forse mi sbaglio, ma io ho l'impressione che noi ci siamo visti in qualche altro luogo. Può essere, perché io ho l'occasione di vedere tanta gente. No, ma però dico così, a occhi e croce, non mi pare mica. Ah, no, è logico che io mi possa ricordare di lei, come è altrettanto logico che lei non si possa ricordare di me. Dio, come complimentoso tuo padre. Non ci badare, fa sempre così. Vediamo un po', ah, forse alla Scala. Certo, può darsi benissimo, perché a me mi piace tanto la musica. Io ci vado sempre alla Scala. Questa piazza la farò un salotto, ma però con quella musica che suona da questa parte, quell'altra dall'altra, la farò in latte. Oh, grazie, caro. Prima, caro. A lei non piace la musica? Sì, la mi piace e molto anche. Ma che musica le piace, quella antica o quella moderna? E lei, quale ti piace? Oh, io posso essere giudicato un passatista, ma a me piace quella antica. Anche a me. Ah, Rossini, Bellini, Verdi. Ah, il nostro Verdi, il nostro caro Pepino. Ma l'Ernani, dove me lo mette? Ernani, se mi prende la passione dell'arte, come si fa? Ma che colpo il Nicolino? Il Nicolino? Come le fonda l'arma? Però è una gran bella invenzione che sta qui di treni popolari. Un quinto esfrante bene fino sul bastimento. Sì, vabbè, ma c'è troppa plebbe. Oi Nicolino, ma tra Nicolino, si può confidarti un segreto? Che segreto? Io ho 47 anni, e in 47 anni questa è la prima volta che vedo il mare. No, beh, a dirti la verità, c'ho non sono una certa roba. E sei milanese, io invece al mare ci sono nato, Napoli, quello è mare, l'Adriatico. Lo dice anche D'Annunzio, l'amarissimo. Sa, perché gli altri a Napoli gli metti dentro il succhio. Spirito, è portoghista. È strano, ci conosciamo da pochi giorni e già è nata fra di noi un affiatamento, una cordialità. Come se fossimo dei vecchi amici. Poi piano piano, signor Conte Jean. Quella parolina è una parola che non ci conviene né a lei né a me, sa. Perché vuole forse che le faccia un complimento? No, no, per l'amor di Dio. Me l'ha fatti tanti in questi giorni, cara lei, che quasi quasi mi do delle arie. Sacripante, proprio qui dovevano arrivare quei due lì. Cosa c'è? No, niente, dicevo, ma dove sono andati a finire i ragazzi?
Signor Conte, vuole averla con Dario andare lei a vedere un momento? Sono ragazzi, Ma volentieri. Sì. Sono padrona, signora Felicità. Cosa fate voi altri qui? Siamo venuti in città. Ma com'è? È treno popolare. 15 franchi tutto compreso. Bene, mica caro. Ma voi il negozio l'hai ben chiuso. Lo sapete, potete fidarvi di me. Sì, vabbè, ma la luce elettrica. Ha smorzata, Ah, vabbè. E sono padrona, l'è già mostrata anche al mare lei. Ma no, vado mica a nuotare lei. Non mi conoscete né voi altri? Mamma, lo sai, stasera c'è un grande concerto di un pianista polacco. Ah, sì? Che bellezza. Un altro concerto. Ah, vabbè. Le interessa? Il concerto? Sì, ma la musica non mi piace molto. Ma sono nomi, i concerti mi fanno venire la testa sgonfia come un balone. Già. Oi, Nicolino. Che può? Moglie vuoi? Massacca. Dolce, vero? Dolcissimo. E per me? No, per carità, questo è per Rosy. Oh, per carità, che te lo beve. Ah, senta, me ne porti un altro, Ma no, dolce, secco. Benissimo. Mi pare che tu ti interessi un po' troppo di questa signorina Rosy. Io? Per carità, anzi, lo vedi? Sono appena passati 10 giorni e quell'altro è già dimenticato. Papà. Ma voilà, che fai benissimo. Il mondo è pieno di belle figliole. Regola generale, non fermarsi mai alla prima. Perché tu diresti? Io non dico niente. Ma la ragazza mi piace. Anche la madre è simpatica. Boh, per quanto un padre non debba mai mettere bocca in queste cose. No, a meno che il figlio non caschi in una salumeria. Chi è che parla di salumeria? Niente, signora, è un segreto fra me e mio figlio. A proposito, signora, lei che ha tanto buon senso, se le si presentasse un giovane simpatico, operoso, intelligente, ma che fa il salumiere, gliela concederebbe la mano di sua figlia? Conte Jean, ma lei mi mette la corda al collo. Come? Sì, mi prende per la gola, insomma. Per la gola? Sì, perché a me mi piace quel genere lì di salumeria, capisce? Sì, ma io ce la darei. Signor Conte, ce n'ha delle belle per lei. Lei ce n'ha delle belle. Guardi, io per dire... No, grazie, che la roba io non ne mangio. Invece io voglio un pezzettino di quel grana che... L'apparenza è ottima, Senta, signor Conte, lei si intenderà di tante cose, ma di formaggio non sicuro già. Perché? Non è buono? Oh, cara lei, ma non c'ha neanche la gotta? Sì, la gocciolina in sostanza, quello lì è fatto di patate. Ma scusi, signora, questo formaggio è di primissima qualità. Oh, mi faccia poi piacere, ma che primissima qualità d'Egitto, cara lei. Signora, il formaggio è di ottima qualità. Sì, anche lei, ma non me lo venga a dire a me, caro lei. Che il fatto di formaggio, io non la cedo a nessuno. No, dico, vede, le dirò che il formaggio a me mi piace talmente tanto che quello, insomma, per mio uso privato, mio uso e consumo, insomma, il Roquefort, lo faccio venire dalla Svizzera. Ah, perché lei è una buona gustaia. Dai la testa giusta, signor Conte. Ma davvero, è simpaticissimo. Filano! Filano tutti già! Se filano! È bello, Non è suggestivo! E c'ha proprio ragione. Sono proprio contenta di essere venuta qui. Perché non vede... Oh, madonna! Che lei faccia l'onda, sa? No, io c'ho paura, cara lei. Non vede che il gondolo... No. Io mi sbarco. No. Pronta la giardiniera? Oh, Larry, com'è andata? Bene? Benissimo, appena tornato mi ha chiesto di voi. Vuole vedervi, combinare gite e passare qualche serata insieme. Te lo dicevo io. Ma allora? Io ancora non gli ho detto nulla. Ma sono certo che se tardo ancora un poco finisce col parlarmene proprio lui. Ma forse, ragazzo mio, parlaci allora. Se proprio credi che tuo padre... Ma sono sicurissimo, oggi stesso gli parlo. E vedrete che dice di sì. Siamo a posto. Ui, ragazzo, bisogna battere il ferro finché è caldo. Domanda ufficiale. Fidanzamento? Partecipazioni? Grazie.
E poi pisiamo la dote. No, questo non importa. No, no, importa. Poi il telefono. Importa, importa. Pronto? Premiata Salumeria Colombo. Sì, 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 adesso ce lo chiamo subito. Nicolino, prendi te la comunicazione. Bene, bene, subito, signora. Ti ossequi, signori. Pronto? Pronto? Carletto? Carletto? È per te. Per me? Ma adesso di mica. Guarda a te cosa vogliono. Che mi scusa sul ragioniere. Dica pure a me. Come? Sì, glielo dico subito. Carletto è nato. Oh, Santa Caterina, è nato, è nato. Vieni, vieni, si vede. Maschio o femmina? Come? Ah, bene. Auguri. Carletto è maschio. Maschio, signor ragioniere, maschio. Sei figli e cinque maschi. Che bellezza, signor ragioniere. Ecco, ecco, guardi, qui c'è il suo prosciutto e qui c'è il suo gruyère. Che se per scombinazione l'anno venturo me ne nasce un altro, ma mi vuoi entrare gratis? Auguri. Ma sicuro, ragazzi. Visite un altro? No, signor grazie, ragioniere. Devo andare, vado pure. No, no, non c'è una questione di un minuto, se figura. E allora mi dia due etti di stracchino, ma molle. Molle, questo qui ci deslengo in bocca, questo qui. E questo lo chiamo Nicola. Lo chiamo Nicola, te sei con te, Nicolino. Sentirà che stracchino, sentirà che stracchino. Scusi un momento. Pronto? Che? Carletto! Cosa è? Ce n'è un altro! Un altro! Un altro! Sono due gemelli, maschio, anche il secondo, stanno benissimo! Oh, madonna! Ma allora in sette! E mi vuoi gratis! Te sciapaccioso! Servati sul ragioniere! Un trama gratis! Pronto? Cinque? Cinque? La peppa! No, no, vai! Ah, Dio sia lodato! Benissimo! 5 robiole di mezzo per il commendator De Via. Sulla Felicità! Sulla Felicità! Bisogna che scappa subito a casa! Perché? Ne è nato il pargolo? Il pargolo? Due pargoli! Due pargoletti maschi! Bene! Ma la questione che se mica a casa, chissà cosa me ne fa! Con permesso, la padrona! Ma va, auguri! Grazie! Quanto tempo ci metti? Oh, una mezz'oretta. Faccio solo la messa in piega e le mani. Benissimo. Ti preparo un pranzetto delizioso, vedrai. Ciao, caro. Ciao, caro. Su, smetti, ragazzi, che poi si va per colazione. Ui, Nicolino, hai visto il Carletto? Due alla volta. Adesso tocca a te. Se dipendesse da me. Come? Dipende mica da te. Posso chiudere, signora? Sì, sì, chiudi, va là. Arrivo ancora in tempo. Sì, prego, si accomodi. Desidera qualche cosa? Sì, dell'antipasto assortito. Salmone ne ha? Sì, magnifico. Ecco, quanto ne vuole? E allora mi dia 7-8 fette di salmone. E poi... Oh, un po' di quello là. Subito. Ma poco, Una terrina di foie gras. Ah, poi... Vediamo un po'. Chi si vede? Ma che bella combinazione, signor Conte. Il mondo è il pare tanto grande e invece... Guarda, che... Oh, scusi, ma la sorpresa io non immaginavo di... Ecco, signore, 27,50. Come? 27,50. Ah, roba. Già. A me. La casa la tengo io, capirà. Ecco fatto, 27. Ma scusi, sa, signor Conte, ma capirà, fidarsene bene, ma non fidarsene sempre meglio, 27,50, 22,50 lei, ecco, mille ringraziamenti, signor Conte. Devo chiudere? Sì, chiudi pure, Nicolino, chiudi pure. Ma io, signora... No, non si sgomiti, signor Conte, lei passa da quella parte lì. Bene, allora io sono contento di averla riveduta e... Chi scusi, c'è premura lei? No, nessuna premura. Bene, così se mi permette possiamo fare quattro chiacchiere io e lei.
volentieri, ma non crede che sarebbe bene che io... No, 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 signor Conte. E guardi, noi abbiamo una questione di così abbastanza importante da risolvere fra me. Sono buoni, li metta pur via che sono buoni. Dunque, da risolvere fra lei e me. Una questione? Sì, la felicità dei nostri cari figliuoli. I nostri figliuoli? Ma sicuro, è più di un anno che si vogliono bene e a me mi pare inutile di continuare a farli soffrire così. Ma forse la sua figliola è quella signorina che è in Svizzera? Sicuro, erano vicini di collegio e allora lei mi capisce, vero? La paglia vicino al fuoco si sa. Adesso capisco, perbacco, perbacco, generi alimentari. Bene, bene. Si vuole accomodare, signor Conte? No, grazie. Vado via. Ma perché vuole andare via? Ma è inutile dilungarsi, da resto lei è troppo intelligente per non capire. No, 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 io non sono intelligente perché non ho capito niente, se mi vuol spiegare. No, inutile. Trovo deplorevole il meschino trucco dell'automobile, in quanto a mio figlio che si è prestato poi a... No, no, suo figlio non c'entra niente, ha tutta la colpa la mia, ma lei almeno che mi assolvi per la buona intenzione. È impossibile. Ma perché, signor Conte? Perché c'è un grave ostacolo. Quale? Lei. Ah, ma per me ce n'è un altro, sai, ben più grave. Quale? Lei. Ma lasciamo andare, signor Conte, cosa vuoi stare lì? Senta, io il mio consenso ce lo do. Lei non ce lo vuol dare, ma perché? E non lo darò mai. La ragione? Ma andiamo, ma è chiaro, è facile a capirsi. Ah, lei per i salami? Ah, beh, allora, signor Conte, è proprio qui. Non so cosa farci, perché capirà che se salumiera sono, salumiera resto. Io posso mica trasformarmi in contessa, ecco, quello proprio no. Però, vede, io ci voglio dire questo. Che se io fossi contessa e lei salumiere, io ci parlerei schietto, così. Ma caro salsamentario! Ma cosa crede che io mi vergogno a imparentarmi con lei? Ma no, ma sono finiti i tempi del padrone delle ferriere, cara lei. Altra aria, altra mentalità. Oggi si guarda al concreto. Lei ha trovato il giro per rinfacciare i miei affari scossi. E lei l'ha mica trovato quello per rinfacciare i miei affari solidi. Ma qui non si tratta di affari. Il dissidio è ben più alto. È un dissidio di casta. Ma adesso mi tira fuori i sacri lunghi. No, la prego di non scherzare su questo argomento. Ecco, ma le pare possibile che io possa mettere che si domandi a mio figlio dov'è tua suocera e lui debba rispondere è in bottega che taglia il prosciutto? Ma... Già, capisco. Ma vede, se però suo figlio passando in macchina per via Monterosa ci domandassero ma di chi sono quelle belle case lì sull'angolo? Crederei che si vergognerebbe a rispondere sono della madre di mia moglie, ovvero sia mie di me. Quali case? Quella lì, all'angolo. Di via Domenichino, le ultime che ho comprato 6 mesi fa. E le altre? E le altre sono in Corso Italia, in via San Gregorio e nella dote che io ci darò alla via Rosetta. Si vuole accomodare, signor Conte? Grazie. Se mi permette... No, per l'amor di Dio, stia pure al suo bel agio, signor Conte. Ho mica finito, sa. C'è anche la villa del lago di Como. Alla villa? Sì. E la villa, io ci avevo su una mia ipoteca, quando l'era ancora dei Marchesi Stradella. La villa Stradella? Sì. Ma la conosco, principesca. Pare che ci sia stato Napoleone. Sì, Napoleone c'è stato. Io che sono la padrona non ci vado mai. Cosa vuole, è troppo grande, che poi bisognerebbe tirarla su, perché la lasciare andare giù di maladetto quelli là. Che peccato. Sì, qui ci vorrebbe, vede, una persona fina, di buon gusto, che non ci avesse niente da fare, che se ne occupasse. Lei, per esempio. Volentieri. Io mi interesso, ho la mania di accomodare le case vecchie. Ma dico, sa che sono 20 stanze e non si sa quanti saloni? E il parco? Dove lo metti il parco? Ma già c'è anche il parco! Oh, che bestia, io non mi ricordavo neanche più. C'è da fare delle cose magnifiche. Però c'è un difetto. Quale? Puzza troppo di salumeria. Cosa vuole, lo so. Vale bene per quella spussa lì che io l'ho potuta comprare, capisce? E pensare che io a Venezia mi ero fatto di lei un'opinione... Già, mi aveva preso per una di quelle belle contesse piene di debiti, No, lascia andare. Ma l'avevo trovata così simpatica e intelligente. E sua figlia? Sua figlia. Lei è fina. Peccato. Ma anche quelle due case nuove all'angolo di via Domenichino? Ma sì, ce l'ho detto! Tutto il blocco, il circondario, l'isolotto, insomma, la tutta roba mia. Però una soluzione ci sarebbe. Dica. Se veramente questi ragazzi si vogliono bene... Senta, questo ce la garantisco io a prescindere da qualunque cosa. L'unica soluzione, badi, l'unica, sarebbe che lei chiudesse il negozio. Chiudo il negozio? Papà,
andremo di là. Nipote, ma lei non sa che cosa vuol dire essere lì alla cassa. Dare il resto, incassare, che è meglio ancora. Vedere quel mio vai, che sono il mezzogiorno, è uno di quei spettacoli che... No, io non potrei mai farne senza. Ma morirei di crepacuore in 3 mesi. Pazienza. Ma pazienza. No. Ma bella poi senta, signor Conte, lei mi domandi qualunque cosa, ma questa no. Eppure era l'unica soluzione possibile. Ma la felicità di sua figlia non le sembra una ragione sufficiente. Ma la mia dove me la mette? Ma vuole il mio suicidio morale come prezzo di questa felicità? Ma poi sarà mio figlio che non vuole, cara lei. Vedrete la mia Rosetta di mariti, anche se il suo figlio, il signor Conte, lì, ma a cavagna ne trova, cara lei. E l'ultima parola? No, no, le ultime, però è anche la prima. E il mio pacchetto, questo? Sì, signore. Beh. Ah, me ne darebbe 2 fette di prosciutto? Lo fa per umiliarmi? No, lo faccio per mangiare la colazione. C'era mica lì? No, ho preso il salmone del foie gras, ma passando ho visto che era così bello. Dolce, sai, dolce, che è una bontà, caro lei. Quello lì è mica prosciutto. Questo qui è zucchero filato. Ce lo do davvero, signor Conte. Se non le dispiace. Tu si immagini, dovere. Sentirà, sentirà, sa. Ah, che dolce. E lei quando l'ha assaggiato ritorna, perché da Colombo chissà già torna. Andrà bene così, signor Conte? Benissimo. Vediamo. Dunque, 230. Ah, buono i 30, signor Conte. Contento? Sei piano. 2 minutini soli e lei le bene servita. Ecco fatto, signor Conte, servito. Grazie. Quanto le devo? Ci pare. Niente. Omaggio. Della plebe alla nobiltà. Ah, molto gentile. Arrivederci. E mi bacia più la mano adesso, vero? Scusi. Lasci correre, è troppo tardi. Lasci correre, signor. No, no, la parte. Non si disturbi, non si disturbi. David, hai l'automobile? Sì, papà. E allora accompagnami a casa. Signorina, signora. Renato, vieni qui che c'è il paletone. Guarda cosa ha portato lo zio Nicolino. Ma cosa ti è saltato in mente di disturbarti così tanto? Ma niente, è dovere. Cosa vuoi in questa lieta circostanza? Vedi un po', e gli eredi vanno bene? Ma ben, benone, ben, ma senche, dica, senche, roba par d'essa la scuola. Ma per poco, ma cosa ti salta in mente, Nicolino? Ma questo... Tacqui, lascialo stare. Non può d'educazione. Ma questo qui, Nicolino, è un panettone di 2 chili, 2,5 chili per... No, no, sciocchezze, 3 chili. Ah, 3 chili, ma ti saltate in me, ma io l'ho sempre detto. Ma voi altri napoletani avrete tutti i difetti, ma avete il cuore che è grande come il Vesuvio. Guarda, Nicolino, guarda, l'augurio che ti faccio io come amico è quello di trovare una bella mogliettina per assaporare anche tu le gioie del focolare domestico. Non si sa mai, sai, pare che il matrimonio della signorina con quel conte vada in fumo, e allora, capisci? Ah, e vai in fumo, Pare. E naturalmente allora tu riapri il cuore alla speranza di diventare il padrone del negozio. No, cosa dici? Sta qui, demoni! Sempre in sci, portano il dolce per far digerire l'amaro. E pensare che ho dovuto sventolarci in faccia tutti i miei beni, che se lui per vendicarsi ce lo dice... Alla gente delle imposte sto fresco. Vuoi che te ne dica una bella Rosetta? Che cosa? Che mi è passata la fame anche a me. Se credi di darmi una bella notizia. Ma insomma, se l'è mica bella, almeno l'hai ben trovata per attaccare il discorso. Ho proprio voglia di discorrere, essere umiliata così. No, no, cara, in quanto l'umiliazione te, non ci pensare. E ricordati che per gli umili ti è sempre stato il regno dei cieli. Ma stai tranquilla, cara, che la tua mamma la metterà a posto tutto. Sta tranquilla. Sì, facile. Ma insomma, te non ci pensare se ne facile o no. Oh, bella. Ma che cosa vuoi fare? Voglio fare niente. Voglio seguire il consiglio del signor Conte. Hai sentito come l'ha detto? Ma perché non fa la signora lei che può farla benissimo? Ma ho sentito anche quello che gli hai detto tu. Cosa? Che in 3 mesi ne moriresti di crepacuore. Ma no, sono cose che si dicono tanto per dire, ma insomma che effettivamente ci ha mica tutti i torti, signor Conte. E il passato una volta cancellato non si ricorda più. E tu potresti far questo? Oddio, farla, signora, è una cosa che tutti farebbero volentieri, vera? Ma non dire quello che non pensi, mamma. Ma cosa vuoi sapere? E te quello che penso io, sei mica dentro di me. E se dico che sono stanca è perché... Oh, bella, perché sono stanca. Ecco, oh, sono 20 anni perché faccio questa vitaccia. E se credi che sia un bel divertimento, sono lì tutto il giorno dare il resto. No. Io vado a riposarmi sul lago di Como.
Dillo, spadello. Mamma. Cosa c'è? Ma tu fai questo per me? Bella forza. Ma sicuro che lo faccio per te. E con questo, mi dico, ne ho fatte ben altre, delle cose per te. E continuerò a farle. Perché mi sono la tua mamma. E nessun sacrificio diventa grave quando si tratta della tua felicità. Mamma, tu sei eroica. Oh, signora eroica, oui. Mi pare di essere diventata Garibaldi. 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 Cosa ne dici, Ambrogio? Il mio bel negozio. Ma, pazienza. Niente, cara. No, sì. L'è quasi bello. Ma come? Ma sì. Questo è il consenso del cielo alla mia decisione. Lei il mio passato? Che l'è cascato giù? Ma la guardi, signora Felice. È proprio uguale a Peppino IV. La stessa corporatura. La stessa espressione. E gli occhi, proprio lo sguardo di Peppino IV. C'è ragione. Ma cos'è che c'è scritto lì sotto? Oh, chi lo sa. Chi capisce questo americano? È quello che è certo è che è il più bel maiale del mondo. E pensare, signor Felice, di quel quartano che il nostro allevamento è sta lì per vincere. Sì, sì. Si ricorda 2 anni fa, Peppino II, per 3 libbre. Già io con l'affare delle libbre, i chili io non capisco niente. Il maiale va sorvegliato. Beh, ma lasci andare i maiali, per l'amor di Dio. Lei, signor Conte, cara lei, che bisogna sorvegliare. Sì, cosa c'è di nuovo? Signora, la corrispondenza. Ah, grazie. No, ehi, signore, senti un momento una parola. Pardon? Non sono mica per me queste qui. Prego, il signor Conte mi ha detto di consegnarle alla signora. Ah, ne... E c'ha piacere anche che il boy di quel bislunga lì. Ah, ma ti capiterai sotto le unghie, il primo, te lo dico io. Tutte fatture, tutte fatture, il sarto, il calzolaio, il profumiere, te capi? E non si dà neanche la premura di dervirle. Sì, di aprirle in sostanza. Naturale, sulla felicità dell'ufficio pagatore, Se ne dici, grossi. Che maiale, che maiale. Beh, adesso non esageriamo, che dopo tutto lei è sempre della famiglia, lei è un parente, Oh, no, scusi, sta signora Felicita, ma non parlavo mica del signor Conte io. No, parlavo di questo. Non mi sarei mai permesso di offendere il signor Conte. No, che si permetta pure, cara lei, che nel confronto ci guadagna sempre lui. Adella, tutto bello lustro, in decolleté, che il far ragazzino, vuoi ad un vejabi. Beh, ma chi sono gli altri? Bro, e chi li conosce? Sono tutti ospiti miei. Conti, marchesi, principesse, vanno, vengono, si divertono, mangiano, bevono, cara lei, che no, fa niente, bisogna lasciarli fare, perché il signor Conte l'ha detto che l'ospite il deve trovarsi come a casa sua, sì, l'unica che l'è mica a casa sua sono io, no, grosso, per l'amor di Dio, quel toscano. Oh, scusi, signor Felice, è pensare con tutto quello che abbiamo speso a mettere in ordine la villa, Cosa vuol che sapessi io? Io credevo che si trattasse di darci così una lavatina alla faccia, come si suol dire, levare le erbacce e mettere una pianticella di gerani, sì, altro che geranio, cara lei! Falegnami, muratori, gasisti, antiquari, naturali, il letto là della Pompadour, lo specchio del Rococò, il pianoforte di Napoleone, ma se andiamo avanti di questo passo, cara lei, quello lì diventa, il museo Pol di Pesoli, ce lo dico io. Sa cosa faremo, signora Felice? Metteremo 5 lire d'ingresso per visitare la villa, così si rifacciamo sulle spese. Bravo lei, così mi mangia anche quello là. No. Poi, e si è ricordato dei fuochi artificiali per domani? Sì, tutti in ordine per domani. Ah, vedrà che i signorini saranno ricevuti come 2 principi. Ecco, l'ora di vederla, la mia Rosetta. Sti viaggi di nozze che si usano adesso, poi sono 4 mesi, sa, che girano il mondo. Ma cara lei, ai miei tempi, cosa vuole? Col mio Ambrogio. L'ha fatto il viaggio? Sì, siamo andati 3 giorni a Lodi. Sì, perché ci avevano protestato una partita di lardo, capisci? Allora siamo andati là a vedere cosa c'era di nuovo. Abbiamo unito l'utile al divertevole. Chi ha vinto? Ah, che si domanda? Donna Carmela,
mi sconfigge sempre. E voi, Jean, per vendicarvi, vi rifate al bridge. Ma beh, che si fa adesso? Voi ho sete. Sì. Giovanni, Giovanni del cocktail. No, no, per me un succo di pomodoro con una goccia di limone. La linea. Oh, ricordarsi, fra un'ora gite sui Sumarelli per San Primo. Permettete un momento, No, no, vengo subito, un momento. Caro Grossi, ma no, tenga il capo, tenga il capo. Senta, Grossi. Lei mi dovrebbe trovare qualche soldo. Pensando. Ieri sera fra il bridge e il poker. Ma dico, signor Conte, dico qualche soldo. Sì, 6-7.000 lire. Ma dico, scherzerà? Oh, non cominciamo con i soliti discorsi, Grossi, che mi urtano i nervi. Il favore non me lo fa mica lei. Beh, oh, io non ci penso neanche. Ma dico, sa, dico, la signora Felicita, La signora Felicita deve mettersi in testa che se vuole occupare un rango nella società, deve subirne anche i doveri. Va bene, io capisco tutto il rango che vuole, ma dico... Tutte queste sue perdite al gioco. E anche quelle fanno parte dei doveri dell'ospitalità. E vuole che li radica tutta? Mi seccherebbe di vincere. Ma se, oh, guarda. Oh, senta, caro Grossi, lei si intenderà di maiali, ma di queste cose. Oh, per me. No, zitto, è inutile parlare, la signora Felicita. Oh, questa cara signora, Felicita. Buono, buono quello. Senti, come va? Male, 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 caro me. Male? Ah, ma vi do lo stomaco con tutti quei brodini, quelle salse, quei suffletto. Cara lei, un bello sobucco con risottino giallo alla milanese. Signora Felicita, non si arrabbi. Diremo allo chef di fargli il suo sobucco con risottino. Sì, ma poi qui non si dorme, cara lei, ne come non si dorme? Tutte le feste, la gente che va avanti e indietro. Io poi ho l'abitudine, va bene, di svegliarmi presto per andare a aprire il negozio, capisce, la mattina. Ma sempre col negozio. Colpa sua. Colpa mia di tutto. Sì, perché se lei passasse la serata con noi, la mattina resterebbe a letto fino alle 11. Ma lo so, che è colpa mia. Oh, a proposito di letto, qual è che la va via, che la marchesa la bionda, quella là? Marchesa bionda? Eh. Speriamo il più tardi possibile. Perché vuole che vada via? Ma come lei la occupa la camera degli sposi che devono arrivare dopo vent'anni? Ah, per gli sposi? Ah, cioè, oh, boh, provvederemo diversamente. Li metteremo nelle due camere comunicanti là all'angolo. Ma com'è? E mi vuole dividere i miei ragazzi? Oh, signora, abbiamo fatto tanta fatica per combinare il connubio e adesso lei me li disgiunge, ma non le indietro. Ah, no, signora Felicita, ma roba vecchia, la camera è in comune col lettone matrimoniale. Ma non si usa più, bisogna essere moderni. Ah, oh, Giovanni, prepara la camera per l'ingegnere Hirsch. Deve arrivare da un momento all'altro, ecco. Senta, signora, senta, signora Felicita, io mi sono permesso di invitare il mio amico ingegnere. Sì, ma sì, ma che si permetta? Che si permetta quello che vuole, ma che novità è questa? E mi domanda mica il permesso però per spendere fior di biglietti da 1.000, vero? Ma cara lei, quello che non mi va giù è il vedere quei due ragazzi che dormono distaccati. Ecco, mio, mio, mica giocano a fare. Ma che lascio di una moda, lei come lo dico? Eccoli, eccoli! Eccoli là! Li vedi, la vedi sul ponte là? Quella col vestito a scacchettoni, nella via Rosetta. Ma ne va a brisa quella distanza. Ma lì. Sì, ma che brisa, non brisa. Dai, c'è qualcosa. Rosetta! Guarda, c'è la mamma, c'è anche tuo padre. Sì, sono proprio loro. Mamma, mamma! Rosetta! Rosetta, guarda la tua mamma! Ma si calmi, ma non è il caso di gridare a quel modo. Ma la mia Rosetta sarà la mia ragazza! Va bene, sei la sua Rosetta, fra 5 minuti la potrà abbracciare. Ma cara, Rosetta! Ma si calmi, che finirà col cadere nel lago! Ma che lago d'Egitto? Mamma! Signor, quanta gente! Rosetta, la mamma, te! Rosetta! Calmi, signora, io detesto queste scene melodrammatiche. Come va? Buongiorno, cara! Oddio! Come stai? Come stai? Bene! Già arrivato! Un momento! Come va? Che detto, che stai? Non aspettare che lei arrivasse con questo battello! Oh, mio, Rosetta! Avete fatto un buon viaggio? Sì, voi vi raccontate tutto, sì, eh? Ma... La Rosetta! Perché io voglio sapere... Dove è andato, signor Conte? Ma non so, è là con un signore. Con un signore? Com'è questa scena? Arriva suo figlio dal viaggio di nostro e lo vedo con un signore? No, il Conte ha detto, a me non piace queste scene melodrammatiche. Melodrammatiche di cos'è? Oh, non so. Ma la gota, ma la gota, guarda! Ingegnere, si consideri come in casa sua. Sponza, comandi. Le mando subito l'apparecchio telefonico in camera. Grazie, troppo gentile. Oh, quanto agli affari parleremo poi. Sì, sì, quando vuole, non c'è fretta. Tutto bene, benissimo, benissimo. A più tardi. Finalmente!
che vi ho tanto aspettato. Sì, sì, vai, caro, vai pure a disfare le valigie. Sentati giù, cara, la mia Rosetta. E conta sola, la tua mamma. Ma tu piuttosto mi devi raccontare come stai, come ti trovi qua. Oh, allora di Dio non ne parliamo. Perché cosa è successo? Perché... Niente, stai tranquilla. Oh, finalmente, papà, come stai? Benone, e tu? Sì. Bene, bene, finalmente. Di ritorno dal tuo viaggio di nozze, nemmeno 5 minuti con tuo papà. Ma scusa, papà, ho visto che tu... Ah, già, è vero. Oh, beviamo qualche cosa. Volentieri. Vedrai che rosso. Sì. E quanta gente che va, che viene, pranzi, e pago sempre io, quello naturalmente si sa, ma insomma. E poi ci abbiamo anche il maggiordomo e il chef. Il chef? Sì, il cuoco. Sì. Sì, quello che fa da mangiare, ecco, come sarebbe fra di noi la Carolina. La differenza è che quello che fa la Carolina a me mi piace di più. Povera mamma. Piuttosto, cara, conta su te. Vuoi che venga a aiutarti a risparmiare le valigie? Volentieri, vogliamo andare, mamma? Sì, cara, così mi continuo qualche cosa. Bella, la mia Rosetta d'oro. E la signora Felicita, con quell'odio di vittima, pare che ci rinfacci ogni soldo che mette fuori. Capisco, povera donna, lei è attaccata al suo denaro. E io voglio avere la grande soddisfazione di dimostrarle che del suo denaro non ce ne importa niente. Irsi, ci ha proposto un affare che ci frutterà qualche milioncino. Davvero? Se tuo padre si fosse messo negli affari prima, la nostra situazione sarebbe ben diversa. Va alla tua mogliettina. Ciao, ci vediamo a colazione. Grossi, venga qui, almeno un bicchierino. Grazie, signor. Va. Lei non parte mica, No, rimango qui. Bravo, oggi è festa e la vogliamo dei nostri. Oh, grazie, signor Conte. E ha pensato a quei 4 soldi? No, ma dei soldi non ce n'è mica qui, dovrei andare a Milano. E perché non va? Perché non parte? No, e se spicci? C'è un vaporino fra mezz'ora. No, lei... E vada! No, ma subito, non si arrabbisca mica, signor Conte. Verrai, quanti avvenimenti, grazie mia. E magari mi piacciono mica tanto, ma loro dicono che sono cose che costano, cose per... Cosa c'hai, Rosetta? Oh, niente. Solamente un po' stanca. Ah. Se non ti dispiace vado a riposarmi un momento. Sì, cosa? A riposarti, ho già tante cose da fare, la mia cara Rosa. Però sì! Ma insomma, questi sposini, quando li potremo vedere? Io non vedo l'ora di conoscere questa piccola cara Rosy. A tavola. C'è giusto un'area di banchetto con parentato, amici di famiglia. Si festeggia il ritorno degli sposi. Cosa fate voi? Stiamo preparando i fuochi artificiali per questa sera, signor Conte. Cosa dicevo, Anche i fuochi artificiali. Ci manca la banda municipale, e poi il coro dei bambini e i lampioncini della veneziana. Cosa dobbiamo fare, signor Conte? Ah, no, continuate. Marchesa, ci divertiremo un mondo. Senta, adesso non posso, devo partire subito per Milano, il vaporetto parte fra un quarto d'ora. Ma cos'è Milano? Sì, devo andare a prelevare dei soldi alla banca. Ma noi ha prelevati ieri? Sì, va bene, ma questa mattina, sai, il conto mi ha chiesto 6-7 mila lire. Ancora? Oh, per bacco, ma senta, ma quello lì è mica un conto, quello lì è uno stronzo. No, senta, il signor Conte, adesso ce le dico io 4 parolette in gamba perché... Te là. Signor Conte, per piacere, venga qui un momento da me. Allora, va bene. Lei non si muove di qui. Adesso ci parlo. C'è? Signor Conte, se mi permette, ci dovrei dire 2 parolette, vera? Sì, adesso noi ci mettiamo qui appartati, ha capito? E venga qui, signor Conte, e venga qui con me, e vedrà che noi ci intenderemo. Il 6-7 giù. Dunque, senta, signor Conte, io ci voglio dire... No, per l'amor di Dio, non dica, immagino perfettamente. Cos'è che l'immagino? Oh, non ci vuole tanta fantasia. Io spendo troppo, che ora di finirla, i soliti insopportabili discorsi. Ehi, grazie, siete... A momenti c'ha ragione lui. Senta, parliamoci chiaro una buona volta. Oh, brava, parliamoci chiaro. Prima di tutto le faccio notare che lei da un po' di tempo ha assunto con me un tono che non mi garba affatto. E cara lei, ci sono ben altre cose che non mi garbano. Non mi interrompa, mi lasci dire. Io lo ascolto imperterrita. Apparentemente, forse, io ho dei torti verso di lei. Si dica pure anche sostanzialmente che non sbaglia, sa. Lei paga. E lei mangia. Chacun a son rôle. Ha un bel ruolo il suo, ce lo dico io. Sarà magari mica molto dignitoso. Stia attento, sa, perché il suo francese lo capisco anche io. Ne ho colpa io. I discorsi sono così. Ho lasciato andare che il mio discorso fila. Se ci filasse dietro anche lei, che meraviglia. Le faccio notare che è stata proprio lei che ha insistito tanto per imparentarsi con me. Io? Per imparentarmi con lei? A me ne importa un fico secco della sua parentela, cara lei. L'era per non veder disgiunti e disuniti quei due ragazzi che si volevano tanto bene. Ah, non me ne sono mai pentito abbastanza.
Voi grossi, lo senti tu? Mi è anche pentito adesso. Sì, perché sono stato proprio io quella famosa mattina nella sua bottega ad offrirle una via di uscita. Facendomela chiudere. E lei, da quella donna furba e intelligente che è, da prima ha fatto finta di non volerne sapere. E poi ha colto la palla al balzo. Voi grossi, lo sentite il Machiavello? Ma non creda che quella sua decisione mi abbia entusiasmato. Quel mio consenso, so quello che mi è costato. No, no, quello che è costato lo so solamente io, cara lei. Ci posso anche far vedere i conti, sa. Non trovo logico. Lei che è una bottegaia mi insegna che quel che si compra si deve pagare. Beh, ma sono 5 mesi, caro lei, che io pago alla maladetta. Beh, forse lei ha ragione. E noi non abbiamo torto. Vede, difficilmente noi sappiamo adattarci alle fatiche del lavoro. Come? Sì, forse perché difficilmente sappiamo fare qualche cosa. Ma mica vero. Ma è lei che diffama la sua casta. Io? Ma ci sarebbe stato qualcuno nella sua famiglia che questa fortuna ha cominciato a guadagnarla, vero? E questa contea se l'è meritata. Ma sono mica ignorante al punto da non sapere, sa, che i suoi antenati andarono alle crociate a combattere per Gerusalemme. E io invece mi sono ridotto a combattere con lei. Ma è ben per quello che se lei si levasse dai piedi, io diventerei di colpo la Gerusalemme liberata. Ah, basta, basta. Finiamole con questi discorsi. Tutta questa tragedia per una piccolezza. Piccolezza? No, lascia andare. Ah, mi rivolgerò ad altri. C'è tanta gente che sarebbe onoratissima di darmi quello che voglio. Sgraziati. Adesso sa, è questione di poco. Perché? Cosa vuol fare? No, niente. Sì. Io spero fra non molto di poterle restituire tutto quanto mi ha dato, compreso gli interessi, e all'occorrenza darle i miei capitali. Cos'è? Signor Conte? Cosa c'è? L'ingegner Hirsch desidera parlare. Un momento, vengo subito. Con permesso, signora Felicità. Chissà che oggi stesso non abbia a darle una buona notizia. Rossi, i capitali, gli interessi, la buona notizia, ma lei ci capisce qualche cosa, lei? Io non ho capito niente, ma è una cosa solo che mi preoccupa. Sarebbe? Che il conte è già 3 o 4 volte che mi domanda cosa può valere il nostro allevamento. Oh, madonna, vuoi vedere che non ci vuole vedere anche i maiali? Oh. Rossi, i maiali no, I maiali no, Guardi che io lo tengo responsabile, garante di tutto, Oh, però, bacala, i maiali io li difendo, ma che, come fosse mio sangue. Ecco, bravo. Ma lei, signora Felice, sì. Ma perché non si dimostra un pochettino più energica? Ma cara lei, se il dipendesse da me, quello lì, ma lo faccio malare come un merlo, ce lo dico io. Ma signor, c'è di mezzo una mia rosetta, capisce? Perché mico paura che una volta o l'altra, sa, mi scoppi il coso e allora ci dico io che si vedono delle cose qui, sa, ma altro che i fuochi artificiali. Ah, che dici mi? Pim pum pam, da più ci va. Ma come? Lei mi ha assicurato che le cambiali non avrebbero servito a nulla. No, caro conte, se non avessero dovuto servire a nulla non gliel'avrei nemmeno fatta firmare. Niente affatto, lei mi ha formalmente garantito che le cambiali non sarebbero state messe in circolazione. Questa era appunto la mia intenzione. Ah, bene. Già, ma poi l'affare ha preso una piega per cui mio malgrado... Ma senta, ingegnere, lei aveva l'obbligo di interrogarmi prima. Facendo così lei ha abusato della mia fiducia. Per carità, non usiamo parole grosse. Ah, sì. Siamo pratici. La situazione è semplice. Tutti. Ci sono 140.000 lire di cambiali che scadono fra 6 giorni. Le cambiali portano la sua firma, bisogna pagarle, provveda lei. Che provveda, provveda. Questa è una truffa in piena regola. La giudichi come vuole. Se lei crede che ci siano gli estremi di una truffa, agisca in conseguenza. Ma non la consiglio. Oggi. È meglio pagare. Dopotutto si tratta solo di 140.000 lire. 140.000 lire? E dove vuole che le pigli? Ah, questo è affar suo. A me non riguarda. Del resto vedo che lei ha una magnifica villa. Ma non è mia, è della suocera di mio figlio. Bellissimo, si rivolga alla suocera di suo figlio. Ah. Certamente non la lascerà nei guai. La signora Colombo ha una situazione finanziaria invidiabile. Palazzi, ville, allevamenti di... Basta, basta. Non voglio che la signora Colombo sia implicata in questa losca faccenda. Quando scadono le cambiali? Gliel'ho detto, il giorno 20. Com'è diventato bello il parco, vero Larry? Bellissimo. Sì, e il bifarbello, a me niente del tutto. Con tutte quelle piante lì tagliate della stessa maniera, e mi pare un cimitero. Oh, ecco papà. Finalmente, io l'ho intravisto appena al momento del nostro arrivo e poi è scomparso. Parti, signor Conte. Sì, parto. Non avrò mica bisogno di chiedere il permesso a nessuno per partire. Oh, no, scusi, sa. Ah, e dica che io tornerò questa sera. No, domani. Oh, non lo so. Cos'è questa roba? Fuochi artificiali, signor Conte. Ma che fuochi? Grossi! Rossi, dica alla signora Felicità che per ordine mio, niente fuochi. Papà, ma dove va? Parte? Non so, non capisco. Rossi! Ma dov'è che va, lo sai te? Comandi. Ma com'è il parte, signor Conte?
Poi io credo di sì, anzi mi è sembrato molto nervoso, preoccupato. Nervoso? Beh, oh. Sì. Andate a vedere là quella bella pianta di magnolia, vedete che bellezza, va caro, va. Nervoso? Ma com'è preoccupato? Dov'è che il va? Andrà a Milano a cercare i soldi. Ma ci mancherebbe quella. Senta, mi faccia piacere, lo raggiunga e ci dia quello che vuole. Ma come vuol che fa, che è già andato via? Ma niente, prenda una macchina, madonna grossa, non mi crei anche lei delle complicazioni, per l'amor di Dio. Bella figura che facciamo, col Conte che va in giro a piantar chiodi. Capirà che i panni sporchi è meglio lavarli in famiglia. Vabbè, vado ma subito. Ma come siete state gentile, hai fatto preparare anche i fuochi. Naturale, come a Venezia, per festeggiare il vostro ritorno. A proposito perché... di fuochi, di che il signor Conte ha dato l'ordine prima di andare via, niente fuochi. Niente fuochi? Ma Jean, ma si può sapere dove si è cacciato Jean? È andato via prima di colazione e non si è visto più. Oh. Strano, doveva darmi la rivincita al bridge. E forse è per questo che è andato via. Ancora nessuna notizia di papà. Ma no, aspettavo anche io una telefonata dal Grossi. Ma almeno stasera poteva rimanere con noi. Ma no? Non capisco questa partenza improvvisa senza dire niente a nessuno. Deve essere accaduto qualcosa di grave, il conte è scomparso. La Salumaia ha rialzato la cresta, è la prima volta che ci fa l'onore della sua compagnia. Davvero, la prima volta. Lo sentite nell'aria un vago odore di mortadella? La smetta, sciocca. Oh, il conte. Buonasera, buonasera a tutti, eh. Oh, ciao, ti saluto Goletti, che ho visto a Clubino. Grazie. Marchesa, eccomi qua a portare per la grande attenzione. Un momento, leggo subito. Oh, finalmente! Ecco, i miei cari figlioloni. Temevamo che non venissi. Ah, non potevo mancare ai miei doveri paterni. Hai mangiato, papà? Male, cara. Malissimo, ma ho mangiato, però. Oh, la nostra cara signora Felicità. E viva lei! Viva lei. Sempre giovane, sempre bella. Dica la verità, lei sperava che io non tornassi? No, non osavo sperarlo. Lei dice quello che non pensa. Lo sa quello che mi hanno raccontato? Lo ci ha raccontato. E lei è segretamente innamorata di me. Oh, madonna, che spavento, ma cosa ci viene in mente? Non c'è voglia di ciliare lei oggi. E infatti, sono allegrissimo. Sì, sì, io scommetto che hai visto il Grossi a Milano. Il Grossi? No, non l'ho visto. Ma è lì Grossi. Pare che faccia dei cenni telegrafici, ma ce l'ha proprio con lei. Com'è? Vuoi parlare? Sì, volentieri. Lei, ma cosa c'è di nuovo? Un affare grave. Si tratta di 140.000 lire. 140.000 lire di cosa? Cambiali. Cambiali del conte che scadono fra 4 giorni. Oh, tutto un affare sbalato. Lì c'è di mezzo un forestiero, le usole. Ma allora quell'affare che ci ha raccontato, che ci doveva dare i capitali, gli interessi, ci ricorda gli interessi. E per quello che era così allegro. E ma chi ha fatto l'asino? Io sono curiosa di vedere come farà a pagarle. Pagarle? Ah, le ha già pagate lui. Pagate? Sicuro, e qua ste al brotto. E sa da chi se le ha fatte dare? Lo che sappia io, che le sta quel bambo? Ah, mega tanto bambo. E anche il conte stavolta l'ha pensato da furbo. Se le ha fatte dare dal Bonetti. Il Bonetti? Il testamentario di mia moglie, il mio competitore. Sicuro, e ce le ha date? Sicuro che ce le ha date. E con l'interesse anche. Si è fatto firmare 200.000 lire di cambiali. Bravo, Merlo. Vuoi farci il brodo, quello lì. Ah, mega tanto il brodo. Quello lì manda in protesta le cambiali che ci va di mezzo. E lei, cara signora? Io? Ma cosa c'entro io? Ma cosa c'entro io? Ma non capisce che il Bonetti farebbe le monete false per mettere le mani sul nostro allevamento? L'allevamento? Ah. Grossi, per l'amor di Dio, ma allora bisogna pagare, caro lei. Può pagare, fa presto a dire pagare. Del contante non ce n'abbiamo mica più. Che hai? Oh, niente, veramente ricco. Tieni di là, devi prendere qualcosa. Andiamo. A questo punto siamo ridotti. No, ridotti, capirai che paga ieri, paga oggi, paga domani e fa presto a finire. Ma allora, Grossi. Non c'è più mica da spaventarsi. Capirà che con la sua firma qualunque banca ha sdatto qualche avlato. Volà ancora lei. Dovrei fare un debito io per pagare il debito degli altri. Ma so bene che scherza. Mamma! Aria! Aria! Acqua! Per lei! Sì. Ma come l'è stata? Ma non so, è mancata d'improvviso, già un'altra volta le è successo. Che busera! Naso! Che è accaduto? Niente, un piccolo malore, dei sali per favore, Marchesa. Eccola! Eccola! Sì, ma non mica bella, Sanna, no, bisogna scusarcela, cara lei. Così, ecco. Così, vede?
La riviene, la riviene. Ma sta meglio. Sì, sì, ma ci vuole dell'aria, dell'aria. Oh, le vero, mettiamoci mica addosso, le mica il presepio. Come avete sola, mamma, devo parlarti. Sì, sì, abbiate pazienza, ne andate di là. Lei sta qui con la sua mamma e va tutto bene. Cara, dica la tua mamma. Mamma, non devi spaventarti per questi miei avvenimenti. Ma no, non lo so, sono piccolesse. Ho cose grandi. Sono tanto felice, mamma. Ah, sì? Perché? Perché quello svenimento so cos'è. Almeno lo spero. Mamma! Sì, mamma. Rosetta! Oh, sì, Rosetta mia! Nonna! Oh, morto! Dio te ringrazio! Zitta, zitta, mamma. Nessuno deve saperlo, tu sola. Nessuno? Ma io lo grido in quattro enti, cara te. Adesso sì che l'ho finito di sfruttarmi, quel cane lì. Dico, più paura nessuno adesso. Lei con me che deve discutere. Mamma, non rovinare. No, rovino niente, cara. Ma non capisci che adesso io ridivento la padrona della melonaia? Come non sono stata mai. È vero che la nostra piccola Rosy sta male? No, no, la sta benissimo. L'è mai stata così bene come adesso, la mia Rosetta. Capisci? Ah, bene, bene. Allora vado a rassicurare i nostri cari ospiti. Bravo lei. Già che vada ai nostri cari ospiti e gli fai piacere di dirci che qui si chiude. Come? Chiudo l'hotello. Si fa fagotto, si sgombra. Io, insomma, da domani mattina qui non ci voglio più nessuno. Ha capito? Però, signora, che lei non vorrà permettersi. No, 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 io mi permetto. Io mi permetto tutto. Signora. Ma che signora d'Egitto? Io sono sempre stata una salsamentaria e se io vuole, salsamentaria torno a diventare. Mamma mia, ragazza mia, lasciami fare. Che sono 5 mesi, che sopporto questo manigoldo. Ma guardi che sentono. Poi a me mi fa tanto. Ripeto, manigoldo. Ma se non contento di avermi spremuta con un limone, Dalbonetti, capisci? Dalbonetti mi è andato a strosare per mettermi a me dei grabugli. Ehi, ma si sbaglia, stavolta, basta. Ma che accade, papà? Ma niente, esagerazioni, buffonate, roba da verziere. Sì, verziere. Pulizia, cara lei, nettezza urbana. Ma insomma, si può sapere cosa è accaduto? Cos'è accaduto? Domandacelo a tuo padre. 200.000 lire di cambiali in mano al Bonetti. Ehi, grossi, che ci spieghi lui, le belle prodesse qui del signor Conte. Del resto non ho chiesto il suo aiuto. Penserò io a risolvere la situazione. Per l'amor di Dio che risolva niente, che tutte le volte che lei risolve ci mandi in malora, cara lei. No, 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 pago fino all'ultimo centesimo, ma che la sia finita. Grossi, pensi lei a risolvere tutto. E da domani io riprendo il mio posto alla cassa. Che cassa? Alla cassa della salumeria. La premiata salumeria Colombo. Lei vuole ritornare in salumeria? E come? E i nostri accordi? Pochi accordi, cara lei, che io sono stufa di far niente, ha capito? No, no, bottegaia sono nata e bottegaia voglio morire. Benissimo. Come un generale, sulla breccia. Lui con la spada in mano e io col taglio a prosciutto che le peristesse. Ma inaudito. Inaudito, ma adesso le niente, e vedrà. Oggi prendo io il bastone del comando, cara lei. Finito con i ristauri. Grossi, è intanto per incominciare lei che mi mandi via subito quell'uomo lungo. Brava, me era proprio ghignoso anche a me. E come secondo e mi manda via il certo. Oh, cara lei, basta con i bruttini del salsette. No, no, da oggi minestrone, risotto e risetto. Bene. Ui, grossi, momento. Com'è? E per festeggiare questo fausto evento, faccia da fuoco ai fuochi. Subito! Per lei il fausto evento sarebbe il ritorno in salumeria. Ma com'è? Ma l'ho mica ancora capita. Perché? C'è la lady in vista. Sì, c'è in vista Ambrogino. E l'è proprio lui, sa, che mi dà la forza di parlare. Perché se fino adesso ho taciuto, sopportato e pagato, è perché c'avevo paura che lei mi giocasse il tiro mancino con le mie due creature. Ma quella paura l'è sparita. Perché il bambino che nasce ha già messo a posto tutto, anche prima di venire al mondo. La giustizia l'è in marcia. Vedete? È suonata l'ora della riscossa. Uno Scotti, dico uno Scotti, e lei vuole riaprire la salumeria? Caro Conte, ma è bene perché nasce uno Scotti che bisogna pensare a mantenerlo? Con quelle bocche? Ecco, così, benissimo. No, poco più adesso. Così, ecco, sorrida. Basta.
caro dottore, questa volta il primo premio non ce la cava nessuno. Peppino Sesto ha fatto 427 chili e senza trucco, proprio a digiuno. Vogliamo andare a salutare il signor Conte? Benissimo. Che non lo studio? Sì, sì, sì. Va bene. Altrimenti passeremo alla pratica nostra legale. Con perfetta osservanza, eccetera. Ah, straordinario! Straordinario! Sì, sì, ho telefonato. Ho parlato proprio con la signora Felicita. Va bene, viene? Sicuro che viene. Arriva domattina alle 9.45. Avanti. Permesso? Buongiorno, ragioniere. Buongiorno, signor Conte. Faremo una bella festa, domani. Ah, sì? Anche lei naturalmente dei nostri. Ma certo, un maiale che pesa 427 kg deve essere festeggiato. Che maiale! Si tratta del primo compleanno del bambino. Oh, scusi tanto, signor Conte. Allora, signorina, prepari la busta, leghi copie delle fatture e vedrà che pagheranno. Leri, puoi venire un momento? Buongiorno, signora. Buongiorno. 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 Non è sì che è un ragazzo in gamba. Si è capito subito. Però quello che mi secca è che vuol fare tutto lui. Tutto lui. E non è contento. Prima si lamentava perché lavorava sempre. Oh, bambole, e che adesso non ho più niente da fare. Peccato che non ci sia anche tuo padre. Certo, mi avrebbe fatto piacere. Ma si potrebbe avvertirlo, telegrafargli. Telegrafargli come? Non sa dove sia. Ogni tanto manda qualche cartolina che non dice nulla. Saranno 250 grammi circa, rilascio, signora. Sì, sì, ma la lascio. Oh, signor, però. Quello piange a dire tu, bravo. Scusi, che cosa sono queste? Bro, se non lo so lei che le misura che assaggio. No, niente, sono olive di Ascoli Piceno. Ma mangi pure, che tanto fa una gota. Oh, signor Felicita, cercavo proprio lei, 9.50, facciamo 9. Lei mette in conto 10 e una lira di beneficenza al pagante. Sta fresco, mi controllano i biglietti fino al centesimo. No, io voglio, so. Si immagina adesso che gli affari vanno male. Sono giù. Giù, signore, in cantina. All'osso come il prosciutto. Oh, santa Maria, cosa la mira con? Un momento, ma questo bel cagnolino qui ce l'avevano mica. A rate, signora, l'ha comprato, a rate. A rate? Che oh, carina. Senta, il cane a rate? L'avevo proprio mai sentita. E lei? Ah, no, 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 no. È proprio bella. Ecco. È uno dei... Ah, è cattivo. Pronto? Un maschio? Un maschio. È nato per lì, qui, di Colido. Signora. È nato l'erede, un maschio. Ma come dice? Davvero? Posso accennarmi? Sì, sì, complimenti. Ce lo mando subito a casa, naturalmente. Signor, ma lo aspettavamo fra una settimana. Bene anticipato. Ma come un maschio. Signora, paga la casa. Ma tu vai, si capisce. Sì, grazie, signor. Cosa è successo? È nato un figlio. No, un maschio. Maschio, sì. Bene, te l'avevo detto io. Moglie voi, sì. Nei paesi di voi. Sì. Bene, bene. Scusa, sì, chi è? Un maschio. Oh, non ti scordare. Che cosa? Il panettone. Tanto. 3 chili. 5 chili, ma un panettone grosso come il Duomo di Milano, per un maschio. Ma lo che nasce dei figlioli, ma che Dio li benedica. Fammi patina, è bello? È bello, cara lei, ma lei è un fiore. Non la credo. Lui è il cammina, è il parla. No, magari al parla no, perché c'è un anno domani, ma dico per modo di dire che capisce tutto. Veramente, eh? E lei non va a trovarlo? Come se non ci vado? Domani? Ma naturalmente anche, c'è qualcuno che sia qui. Ma che la scherza. Arrivederla, signora Felicita, buonasera. Buonasera. Buon appetito, Anche a lei. C'è l'ombrella? Sì, sì, c'è. Ecco, perché piove. Vedi, sì, alla lunga. E che cosa posso servire? Sa, veramente non c'è niente che mi vada. Ripasso domani. Sì, è meglio. Buonasera, Sì, a lei. Vedi, sì, sulla Felicita, posso chiudere? Sì, sì, chiudi pure. Buono quello. Arrivo ancora in tempo. Ah, per pago, si accomodi, prego. Di che cosa posso favorire? Due etti di prosciutto. Ma Conte già. Signora Felicita. Allora, cotto o crudo il prosciutto? Va Carletto, che ci penso io, signore, ci penso io. Allora, lo facciamo cotto o crudo il prosciutto? Come vuole lei. Facciamolo crudo. Facciamolo crudo. Buonasera, sono Felicità. Buonasera, sono Conte. Buonasera, Carletta. Che si accomodi, signor Conte, che si accomodi. Ma che strana combinazione che lei gli sia capitato proprio qui, Capirà, è la migliore salumeria di Milano. Oh, può dirlo forte. E scusi, l'è venuto qui proprio solamente per prendere il prosciutto?
svaghe. Mica delle volte per avere qualche informazione sono un grande personaggio che conosco io. Chi? Eh? Chi, chi? Ma sono nomi, un bel nipotino per esempio. Vabbè, sì, mi dica, sono inutili le frasi. Mi dica, com'è? È carino. Ma è una meraviglia, cara lei, tutto suo padre. Ma niente suo nonno. Ma perché l'è mica andata a trovarlo? Non si era cacciato tutto questo tempo? Ma lascia andare, signora Felicita, io sono veramente uno sciagurato. No, non esageriamo, un po' canaglia quello, sì. Un po'? Sì, molto, ecco, molto. Me la fate passare in tutto questo tempo? Beh, no, mettiamoci una pietra sopra e non ne parliamo. Sai che l'ho fatto cercare per mare e per terra? A me? Perché? Mi scusi, lasciarci in pena in quella maniera lì, anche suo figlio, cosa lo vuole? Quello vede è un bravo ragazzo. Ma che sistema è quello di scomparire dal mondo senza dire niente a nessuno? Ma cosa vuole? Se anche glielo dicessi lei non ci crederebbe. Avevo vergogna, avevo l'impressione di essere un intruso. Ma potevo almeno fare qualche cosa. Che cosa se non sono buona a far niente? Senta, lo accetterebbe lei se ci offrissero un posto? Un posto? Ehi. Per far che? Ma che discorsi, per lavorare, per mettersi in rango, per fare quello che devono far tutti, per rendersi degni di se stessi. Mica male come idea. Beh, guardi, il posto ce lo do io. Sì, è un posto di fiducia. Fiducia? Di fiducia, signor Conte. Guardi, il Grossi, e c'è molto da fare per la sinistra, sei ingrandito. Insomma, procuratore. Procuratore? Senza la firma, eh. Cara lei, almeno per i primi tempi, dopo poi... Sì, quando avrò messo in testa il giudizio. Ecco, ecco, proprio il giudizio, signor Conte. E allora, il prosciutto... Il prosciutto lei lo viene a mangiare di sopra da me. E poi prendiamo l'automobile e andiamo di corsa a trovare il nipotino. Che domani e c'è proprio giusto un anno. Mi dica. Com'è? È biondo, bruno. Ecco com'è lei. Scoppi. Ma non scoppi, santa pace! Oh, come... Oddio! Anche un po' di colombo, Signor Conte, io la ringrazio per questa finestra.